Il paradiso delle signore, anticipazioni. Trama puntate, dal 15 al 19 aprile 2024. Matteo arrestato. Il paradiso delle signore prosegue e, nella settimana dal 15 al 19 aprile 2024, inizierà a delinearsi il piano di Umberto e si comprenderà qualcosa in più sul futuro di Matteo. Quest'ultimo infatti verrà arrestato e Marcello cercherà di capire di più su ciò che è successo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il paradiso delle signore, dove eravamo rimasti? Maria rientra a Parigi dopo il viaggio e capisce di non provare più nulla per Vito, quindi lo mette di fronte alla realtà. Ciro non comprende e non condivide le scelte della figlia. Matteo vuole fuggire insieme a Maria dopo aver confessato la verità a Marcello sulla sua truffa. Adelaide e Marcello ormai si sono riconciliati e Flora non può fare a meno di notare che da quel momento Umberto è sempre più nervoso. Infatti, non è mai nemmeno soddisfatto di ciò che lei fa sul lavoro e non la supporta in nessun modo. Clara e Alfredo hanno un progetto per salvare la carriera ciclistica di lei, che nel frattempo è disposta a sacrificarsi per il bene di Perico. Leonardo ha intenzione di aiutarli. Matteo scompare misteriosamente proprio quando stava per rivelare la verità a Marcello sul piano di Umberto. Lunedì, 15 aprile 2024. Si scopre cosa è successo a Marcello, che risultava essere scomparso. Infatti il ragazzo si trova in prigione. Marcello è tra i primi a venirlo a sapere e fa rientro in tutta fretta dalla Germania per dare sostegno al fratellastro. Umberto inizia a ricattare anche Silvana, la madre di Matteo, perché continui a tacere sulla situazione e non dica niente a nessuno su chi si nasconde dietro la truffa. Armando inizia a convincersi del fatto che Clara ormai si è innamorata di Alfredo, motivo per cui non è arrabbiata con lui per ciò che ha fatto, ma al contrario è disposta a sacrificarsi per il suo bene. Alfredo viene a sapere la proposta che Leonardo ha fatto ad Irene e non è molto contento, ma a questo punto non può più sfidare Crespi apertamente come fatto finora. Salvatore invita Elvira a cantare nel corso di una serata speciale in caffetteria. Elvira però non sembra essere molto convinta di accettare, soprattutto perché Tullio le dice che non sarebbe affatto entusiasta se lei lo facesse. Tancredi intanto vuole passare al passo successivo del suo piano per fare nuovamente breccia nel cuore di Matilde. Martedì, 16 aprile 2024. Tancredi va a parlare con Matilde e dice di aver assistito al bacio tra Vittorio e Marta. Effettivamente tra loro c'è stato davvero un bacio. Matilde quindi decide di affrontare Vittorio. Elvira riceve un divieto definitivo da parte di Tullio di fronte alla possibilità che lei canti al caffè amato. Elvira inizia a stancarsi di questa situazione e risponde con aggressività al fidanzato. Matilde si sfoga con Flora e le racconta di aver avuto la conferma che Vittorio la sta tradendo ed è ancora innamorato di Marta. Tancredi cerca di ottimizzare la situazione stando sempre vicino a Matilde e facendogli capire che lui è al suo fianco. Alfredo e Irene litigano nuovamente per via di Leonardo, mentre la Cipriani difende Crespi ricordando a Perico che è solo lui che lo sta aiutando. Nel frattempo Alfredo si avvicina ulteriormente a Clara prendendo la decisione di allenarla per tutta l'estate. Maria non vuole più aspettare e confida al padre che i suoi sentimenti sono tutti per Matteo e perciò vorrà stare con lui. Naturalmente Ciro non la prende bene. Anche Vittorio vuole fare un passo avanti e perciò si prepara a parlare con Marta di ciò che prova veramente. Mercoledì, 17 aprile 2024. Marcello, dopo diversi tentativi, riesce a fare visita al fratello in prigione. Per il momento non ce l'ha con Matteo e non ha nemmeno compreso bene le dinamiche di quanto accaduto. Umberto nel frattempo muove i fili da lontano facendo pressione anche su Silvana. Marta incontra Matilde e le parla del suo ultimo incontro con Vittorio. Quest'ultimo le ha confessato che in realtà lei fa parte del passato e lui ama solo Matilde. Dopo averla rassicurata, decide di partire da qualche giorno lasciando Milano allo scopo di dimenticare questi giorni difficili. Elvira dice a Tullio che non è più disposta ad accettare le sue condizioni di vita e di vedere la sua libertà così limitata. Quindi inizia a rispondergli molto male, cosa che non piace a Tullio, il quale minaccia di lasciarla. Vito ormai ha ben chiaro che Maria è innamorata di Matteo,
perciò le chiede spiegazioni e di essere sincera verso di lui una volta per tutte. Matilde capisce che Tancredi sta facendo tutto quello che è in suo potere per riconquistarla. La Frigerio ha paura delle sue manipolazioni, anche se non può fare a meno di apprezzare lo sforzo che sta facendo verso di lei il suo ex marito. Giovedì, 18 aprile 2024. Vittorio sente sempre di più la mancanza di Matilde e prova in tutti i modi ad avvicinarsi a lei, ma per il momento senza successo. Ciro incontra Vito e gli chiede di fare il possibile per convincere Maria a tornare sui suoi passi e per fare in modo che si sposi con lui come già previsto. La Mantia non è sicuro di poter riuscire in questa impresa dato che la ragazza sembra essere irrimediabilmente innamorata di Portelli. Clara riceve una proposta molto allettante che riguarda il suo futuro e che le permetterebbe di realizzare tutte le sue ambizioni nel campo del ciclismo. Allo stesso tempo, però, la Bosco lo sa bene che se dovesse accettare, direbbe addio ad Alfredo e non sembra essere disposta a farlo. Ofer fugge all'estero e non è più rintracciabile. Umberto ne ha conferma e ne gioisce perché significa che il suo piano sta andando avanti alla perfezione. L'unica persona su cui ricade la responsabilità dell'accaduto è proprio Matteo. Elvira fa un nuovo passo avanti verso Salvatore e si esibisce alla grande serata del caffè amato come lui le aveva chiesto, ignorando le parole di Tullio. Venerdì, 19 aprile 2024. Maria va a parlare con Silvana e le chiede aiuto. Infatti esprime tutta la sua preoccupazione per Matteo e le dice che lei è l'unica persona che può darle una mano ad avere un incontro con il ragazzo al carcere. Irene e Alfredo tornano a discutere sul loro futuro, con tutte le incertezze da parte di Perico che non è convinto di ciò che c'è veramente tra la Cipriani e Crespi. Tullio arriva durante la serata di Elvira e la attacca. Salvatore si intromette e rivolge forti parole al ragazzo ma, per via della situazione che si è creata, la Venere se la prende anche con lo stesso Salvatore. Nel mezzo di una cena romantica tra Marcello e Adelaide, i due ricevono delle pessime notizie che hanno a che fare proprio con l'affare fatto con Ofer. Intanto Vittorio vuole riconquistare Matilde a tutti i costi e ha un'idea. Per realizzarla però si rivolge a Flora chiedendole di dargli una mano per realizzare il progetto. Voi che cosa ne pensate? Cosa succederà a Matteo e cosa accadrà nel rapporto con Marcello? A voi i commenti. Anticipazioni: il paradiso delle signore 8. Matteo in pericolo di vita. Il paradiso delle signore prosegue e, nel corso delle prossime puntate, al centro dell'attenzione ci sarà ancora una volta Matteo. Quest'ultimo sembrerà intenzionato a porre fine alla truffa che Umberto l'ha costretto ad organizzare. A quel punto però Matteo sparisce e cresce il rischio che la sua vita sia in pericolo. Anticipazioni: il paradiso delle signore 8. La scomparsa di Matteo. Nel corso delle puntate già andate in onda del Paradiso delle Signore, i telespettatori hanno assistito ai sensi di colpa di Matteo. Quest'ultimo ha dovuto accettare il ricatto di Umberto e truffare Marcello e Vittorio per mezzo dell'imprenditore Ofer. Solo in questo modo Guarnieri ha accettato di pagare l'operazione e le spese mediche per Silvana, salvandole la vita. Alla fine Matteo ha dovuto necessariamente accettare il ricatto, eseguendo anche alcuni ordini di Umberto, come fingere di essere stato a Francoforte per accertarsi dell'affidabilità di Ofer. Nel corso delle puntate destinate ad andare presto in onda, però, questa situazione cambia. Infatti Matteo non ha più intenzione di accettare ogni imposizione da parte di Umberto, soprattutto ora che Marcello è ad un passo da fare l'investimento che gli rovinerà per sempre la vita. Portelli quindi prova a fuggire con Maria, organizzando insieme a lei a Parigi e preparandosi per dire tutta la verità a Marcello, facendogli così troncare l'affare. Però purtroppo le cose non vanno per il verso giusto. Malvezzi ascolta un dialogo tra Matteo e Maria, in cui il primo si dice pronto ad andare a Parigi insieme a lei e disposto ad organizzare tutto quanto prima. Matteo sta poi per dire la verità a Marcello, ma la conversazione con Maria viene riferita ad Umberto. Improvvisamente, Matteo scompare nel nulla prima di poter confessare la verità a Marcello e di poter partire. Anticipazioni: il paradiso delle signore 8.
Umberto mette Matteo in pericolo. Secondo le indiscrezioni sulle prossime puntate del Paradiso delle Signore, la scomparsa di Matteo non è affatto casuale e, al contrario, è legata proprio a ciò che Umberto ha scoperto su di lui attraverso Malvezzi. Per impedire che il giovane rivelasse la verità a Marcello per poi partire per sempre con Maria, Umberto ha preferito farlo rapire. In questo modo ha impedito a Portelli di dire la verità e allo stesso tempo, così, Matteo non ha potuto fermare Marcello che quindi sigla l'accordo con Hofer che lo porterà alla rovina. Come rivelano le indiscrezioni, però, il rapimento di Matteo non è destinato ad essere di breve durata e soprattutto non è facile da affrontare per il ragazzo. Umberto, come ha già dimostrato in passato, può anche usare le maniere forti e sembra che sia proprio questo il caso. L'uomo vuole terrorizzare Matteo facendolo tenere per la sua vita, rovinando in questo modo per sempre Marcello ed anche Vittorio. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi che cosa succederà a Matteo e come andranno le cose per Umberto? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.